Consentitemi di iniziare con una battuta, anche per l'affetto che nutro per Filippo e per la Fondazione. Oltre ad inventare le biblioteche di comunità, ne inventare i convegni di comunità, perché negli altri campi abbiamo raggiunto un livello di sensibilità e di integrazione per le persone con disabilità ottimale. Nei convegni, inconsapevolmente, no, c'è una concezione spartana dei convegni: tutti coloro di sotto di 1,30 m non possono partecipare. Ovviamente è una battuta, consentimelo, però che serve ad aprire la strada verso un modo diverso anche di immaginare questi momenti. Non è ovviamente un richiamo, anche perché io appartengo a quella scuola di pensiero che sostiene che le discriminazioni a danno delle persone con disabilità vengono commesse in modo inconsapevole. Quindi è solo una battuta. Che cosa farò io come assessore alla cultura in questa fase della community library? Marcherò all'uomo gli assessori al patrimonio e ai lavori pubblici e agli uffici. Li marcherò, diciamo, a uomo e cominceremo ad immaginare come questo bellissimo progetto, davvero innovativo, davvero ambizioso e che davvero parte da un'idea di comunità al di là della terminologia, possa portare un reale beneficio all'interno di questo contenitore, ma soprattutto all'esterno di questo contenitore. Difficile aggiungere altro a quello che è stato egregiamente detto dai colleghi assessori e dalla dottoressa Liverini, con la quale, diciamo, abbiamo una visione rispetto a questa tematica molto simile e particolarmente attenta. Porteremo la cultura della lettura, attività dell'uomo utile ad aggregare, fuori da questi luoghi. E lo faremo con gli strumenti innovativi che la Fondazione conosce perfettamente e che da parte mia e dall'amministrazione non ringraziamo mai abbastanza per il grande lavoro di attività culturale che fa da tanto tempo, anche in maniera egregia. E dobbiamo immaginare in questo periodo, oppure quando poi le attività della community library ripartiranno, anche quello di poter organizzare, qui diciamo faccio delle proposte di aggregazione per categorie e gruppi di cittadini che abitualmente non, quello che la dottoressa chiama aggredire, diciamo, io dico suggestionare, sollecitare, incuriosire alla lettura e all'attività collaterale alla lettura, che possiamo fare anche fuori da qui. Sino ad oggi, in questi primi mesi del mandato, abbiamo potuto sostenere delle iniziative molto interessanti, lo dicevamo prima, la biblioteca innovativa, la scuola Fornale, il comune contribuisce alla realizzazione di questa biblioteca. Abbiamo inaugurato qualche mese fa una biblioteca scolastica, un circolo di scuola elementare. Ci piacerebbe mettere in rete anche le, non solo le biblioteche delle diverse associazioni e fondazioni che ormai da tanto tempo accumulano e conservano la nostra storia, ma per esempio anche mettere in rete le biblioteche scolastiche di tutti gli istituti. Il liceo scientifico e il liceo classico hanno una buona biblioteca che insieme a tutte le altre biblioteche potrebbe essere messa in rete e diventare patrimonio comune. Potenziare l'attività della biblioteca comunale, anche aprendo la biblioteca non comunale all'associazionismo e al privato sociale del territorio. Abbiamo oggettivamente delle difficoltà di orari, dell'apertura della biblioteca, è inutile nasconderci. E quindi, aprendo il territorio, possiamo colmare quel gap che sino ad oggi, anche per scarsità di risorse, costringe, per esempio, gli studenti
dopo una certa ora dover lasciare la biblioteca e non poter studiare. La biblioteca è, nonostante questa difficoltà, la biblioteca comunale è vissuta dai nostri ragazzi. I nostri ragazzi ci vogliono mettere anche del proprio nelle attività. Oppure altre iniziative che potranno mettere in piedi, per esempio suggerisco le letture per le persone non vedenti. È una bellissima iniziativa che hanno fatto a Bari, ho letto qualche. È un'iniziativa interessante. In sostanza, io ormai lo dico sempre questa frase, forse rischio di diventare noioso, però la dico. Cioè, noi dobbiamo portare la cultura nei luoghi dove abitualmente non arriva. Quindi quello è un processo, secondo me, corretto di fare cultura. Difficile utilizzare lo schema classico dei luoghi della cultura, o meglio, inopportuno, secondo me. Queste sono le prime due, tre iniziative che mi vengono in mente, che non oso immaginare senza la collaborazione della Fondazione Di Magno, che da sempre ormai è un faro in questo settore, in questo campo, e che ovviamente ringrazio. Io terminerei qui, nel senso che io sono l'assessore che godrà del lavoro di altri. Dico la verità, nel godere di questo lavoro mi auguro anche come assessorato di poter mettere dentro delle visioni, delle idee di comunità che sono tipiche delle società che si interrogano, che si fanno delle domande. Anche la costruzione della stagione teatrale che abbiamo fatto con il Teatro Pubblico Pugliese ha previsto l'attività di formazione per il pubblico attraverso la lettura di alcuni libri nelle biblioteche private del nostro comune. Anche quello è un modo per, io dico, suggestionare, incuriosire il pubblico dei lettori. E poi dobbiamo dircelo in maniera. Cioè, leggere fa bene anche al fisico. Diciamo, si vive di più quando si legge, perché il cervello rimane allenato e dal cervello parte tutto. Quindi io, più di chiunque altro, sento l'esigenza di praticare questa attività e che aiuterà tutti, sicuramente, tutti quanti noi, a vivere con grande piacere e soddisfazione alla nostra conversazione. Grazie a tutti.